Link che da questa settimana raddoppia le sue puntate quindi andiamo in onda sia il lunedì ma anche giovedì prossimo eh, ovviamente mancano solo due settimane alle elezioni e quindi è inevitabile che anche eh, gli appuntamenti in vista di queste elezioni siano eh, raddoppiati. Una puntata stasera ricchissima, non perdetela perché a volo d'uccello potremmo dire così. Ehm, guarderemo un po' eh, gran parte del territorio dell'Eugubino Gualdese. Nella prima parte, infatti, della puntata avremo ospiti due candidati a sindaco del comune di Fossato di Vico, subito dopo parleremo di sigillo e poi in chiusura una finestra su ehm, Gualdo Tadino, lì nel caso specifico avremo il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Stefania Troiani. Ma partiamo proprio dall'attualità, vi vado a presentare i miei ospiti, così come sempre li presento partendo dalla mia destra, siamo a Fossato di Vico, Attilio Codignoni è il candidato sindaco per la lista Fossato nel Cuore, buonasera, buonasera. e ben trovato. Accanto a me Monia Ferracchiato che è sindaco di di Fossato di Vico Uscente, nuovamente candidata per la lista Fossato di Vico Bene Comune. Buonasera. Buonasera, Monia. Allora, eh, come eh, da programma in questi confronti a candidato sindaco, abbiamo estratto prima di iniziare questa puntata per sorteggio eh, a chi tocca per primo eh, iniziare la puntata e in pieno eh, fair play, anche se vogliamo femminile, è toccato a eh, Monia Ferracchiato aprire, chiamiamole così, le danze. E allora, eh, le chiediamo, eh, lei esce da cinque anni di eh, amministrazione di Fossato di Vico. Eh, in tre, tre minuti e mezzo, quattro eh, obiettivi raggiunti di questa amministrazione. Sì, allora si concludono tra due settimane questi cinque anni di, di amministrazione. Obiettivi raggiunti? Molti, a mio parere. Primo tra tutti, quello più, più importante secondo me, quello che ci ha dato maggiore soddisfazione è la realizzazione del marciapiede che collega la frazione di Osteria del Gatto alla stazione. Erano 50 anni che questo marciapiede era atteso e noi siamo riusciti a, a realizzarlo. È un marciapiede importante perché permette di percorrere quella via in sicurezza, vi sono già stati due importanti incidenti. È in via d'ultimazione, per cui penso che alla fine del mese eh, il marciapiede vedrà, vedrà finalmente la luce. A questo si collega un altro intervento estremamente importante che è la messa in sicurezza di via Salvador Allende. Non so quanti ricordano, ma c'è. Cioè, Prima che del nostro intervento vi erano questi alberi bellissimi, ma che comunque impedivano il passaggio lungo la via, e soprattutto lungo il marciapiede. Per cui, adesso abbiamo un viale a, totalmente percorribile in sicurezza: in sicurezza intendo che i pedoni possono camminare sul marciapiede, possono camminarvi eh, correttamente, possono camminare anche i passeggini e i disabili, e percorrere eh, la frazione di Osteria del Gatto dal, dal, dal semaforo fino alla via della stazione. Ecco, Questo, quindi lavori pubblici, altri altro, settori? Un'altra cosa importantissima secondo me è la materna, aver tolto i container, aver restituito lo spazio con la messa in sicurezza del, del muro adiacente alla, alla scuola materna. Altra grande soddisfazione sono le associazioni, ovvero? ovvero la festa degli statuti che si è conclusa proprio, proprio ieri. Eh, abbiamo portato la festa degli iscritti. Diciamo che ha vinto, va così diamo ha, anche questa <ride> informazione. Ha vinto, ha vinto il Purello, per cui via. Saranno, saranno sicuramente saranno molto. molto eh, sì. Staranno festeggiando in queste ore molto, molto contenti, ha vinto Porta Nova. Eh, e questa è. Per noi è una grandissima soddisfazione, prima di tutto perché l'abbiamo portato fuori da Fossato, infatti erano presenti anche persone non proprio del, eh, del posto ed è cresciuta, è cresciuta sia in termini di, di afflusso ma è cresciuta anche come festa, è diventata una festa di qualità, proprio l'altro ieri parlavo con un giudice che viene tutti gli anni e mi ha detto rimango stupita dal fatto che ogni anno ci sono nuovi mestieri, si vede che c'è un impegno da parte di chi partecipa al, alla festa. Logicamente questo è grazie sia a un'amministrazione che li ha sempre sostenuti, sia economicamente che anche da un punto, moralmente, ma anche grazie soprattutto all'associazione Portaioli. Bene, eh, ovviamente lei in questi cinque anni ha osservato invece Attilio l'attività di questa amministrazione comunale. Dopo cinque anni come trova Fossato? Ma diciamo che Fossato sicuramente qualcosa ha guadagnato, no? questo senz'altro. Solo che, ecco, volevo ripartire dagli esempi che ha fatto Monia, e precisamente il discorso del muro, è vero, inaugurazioni tante, rapidissime, però lavori terminati nessuno, perché a fianco del muro c'è tutta una zona che è di ciotoli e terra, no? all'interno dello stesso eh, asilo, c'è un, un viaggio, uno scarico di terra che è ancora da sistemare. Però intanto facciamo l'inaugurazione. È pur vero che il marciapiede no, è importante, io sono il primo a dirlo. Sarei disonesto se non dicessi questo, però ha detto una cosa inesatta: perché passeggini, no, disabili, dove? Il vecchio che è stato sistemato non c'ha nessuno scivolo per gente dei disabili. Quindi, sono tutte cose che. E quello che dispiace, che poi certi interventi sono stati fatti. Quindi, questi mi sembravano quasi doverosi e onesti, soprattutto per chi ha problemi di questo tipo. Dopo darò un secondo di replica, ovviamente. Sì, è chiaro, parti. chiaramente. No? Il marciapiede è importantissimo, questo lo dico perché, come giustamente diceva, c'è stato un, diciamo, un morto in mezzo no? da questo punto di vista. È pur vero che ha perso quell'importanza che ci aveva, come diceva, visto che è da tanti anni e ci aveva una logica diversa. Questo non significa che oggi non serve, sia ben chiaro, perché c'è tanta gente che va spasso adesso, no? a differenza di prima invece che veniva percorso perché eh, c'era un conna dalla stazione, c'erano dei treni che fermavano sistematicamente, c'era un giornalai, adesso attività che sono sparite e quindi il movimento vero e proprio ne è diminuito tanto. È pur sempre vero, come dicevo, che va sempre utilizzato e è importante. Per quanto riguarda le opere in genere io non dico che non vanno o non devono essere fatte, ma soprattutto bisogna anche stare molto attenti perché? Perché parecchie di queste, quando sono cofinanziate, è chiaro che spendere i soldi anche dei cittadini non è una cosa no, buona, soprattutto se queste non sono dell'importanza vera e propria. Quindi eh, queste sono le cose importanti. Poi eh, lei ha dimenticato le mura urbiche. Io dico che fuori delle mura urbiche, c'è diciamo, un pezzo di muro scialimato no? o, o cascato. È vero che è a secco, ma mh, doveva essere rimesso a posto. Quindi, anche perché questo tipi di situazioni chiaramente per chi parcheggia dalla parte alta, nella zona del lavatoio, no? le vede e si rende conto. Forse lei non ci parcheggia mai, è anche fortunata su questo. Nel senso che purtroppo, magari sistematicamente parcheggia sulle zone no, eh, di, so, di, di vieto di sosta e solo ed esclusivamente per eh, diciamo, i vigili o i, o i portatori di handicap, però lei eh, diciamo che non lo so quale problema, per cui non, non, di sopra non ci arriva mai a parcheggiare. Bene, una replica e poi una controreplica. Un minuto? Allora, la replica relativa al parcheggio. Io parcheggio a volte è vero nelle aree dedicate no, alla, ma si alla, si alla, senti, alla polizia, no, sì. Sì, poi alla alla polizia eh, municipale, ma come voi sapete, noi siamo in convenzione con, uh, con Sigillo per cui i nostri vigili sono prevalentemente lì. Primo, due, io sono a capo della, della, sicur della pubblica sicurezza del comune, per cui chi meglio di me qualora quel posto non serva per altri tipi di motivazioni. Non ho mai parcheggiato sull'area riservata ai disabili. Eh, secondo poi, il marciapiede è comunque, dovrebbe, dovrebbero esserci secondo me dei finanziamenti eh, incondizionati per i comuni per realizzare un marciapiede perché è sempre una questione legata assolutamente alla sicurezza. Bene. Ha una controreplica? Ha un minuto anche lei, se sì, va no vado avanti? No, cioè sono d'accordo sul fatto diciamo, che eh, è indubbio che certi determinati lavori possono essere solo finanziati non con le casse comunali e soprattutto da dai soldi dei cittadini, quindi è chiaro che bisogna attingere in qualche modo no, a delle, diciamo, pure dei finanziamenti eh, che possono venire da tante parti. Altre però, istituzioni, altre, ecco, certo. Però su quello diciamo, de, che dicevamo poc'anzi, io dico che eh, ecco, queste situazioni diciamo, sono anche dei cattivi esempi per chi vede, perché io mi è, è capitato di vedere dei vigili che purtroppo si giravano dall'altra parte e magari con l'appunto di dire ma è la vostra quella macchina? Insomma, lei sospira. Altro argomento: eh, Fossato è mh, un comune che sta all'interno di una zona, l'area penninica, l'Eugubino Gualdese che soffre profondamente in questi ultimi anni una deindustrializzazione, chiamiamola così la Merloni prima, ma citiamo per esempio nel vostro territorio il caso della Flaminia e via dicendo: è vero che esistono delle belle aziende, un manipolo di aziende, 4-5 che in realtà stanno davvero con orgoglio portando avanti la attività, ma è un dato di fatto che qui l'emergenza lavoro c'è, è evidente ed importante. Allora da dove eh, ripartire? Qual è la strategia per questo comune? Se si può parlare di una strategia per un piccolo comune come Fossato? Diciamo che eh, è veramente una delle cose più importanti e soprattutto che sta a cuore, perché il lavoro significa quando si lavora anche l'economia stessa, tutto il resto comincia a girare intorno. Quindi uno dei motivi che sta a cuore, credo a me come agli altri, no? sicuramente è quello di ricreare e riportare lavoro. Però è chiaro che certe determinate cose vanno viste anche in diverse ottiche, cioè dal primo eliminare tutte quelle logiche burocratiche che portano a delle cose e a dei tempi assurdi. Io ripeto e dico. Un'azienda del posto che otto mesi per avere l'autorizzazione a fa fare un ampliamento mi sembra una cosa abbastanza anomala e strana, no? soprattutto perché? Perché chiaramente parliamo di lavoro e quindi di posti di lavoro. Per quanto riguarda eh, in generale cosa facciamo? Dobbiamo cercare di attrarre le aziende cercando di dargli delle opportunità e soprattutto cercare di utilizzare dei sgravi fiscali o altro no? che possono riportare eh, diciamo, aziende no, che siano attratte sul nostro territorio. Ma sicuramente, io ho visto pochi giorni fa anche su un, quotidi diciamo, su un quotidiano che eh, riportava che lo stesso Gubbio stava pensando a sgravi fiscali proprio per utilizzare questo tipo di logica e questa attrazione. Aggiungo, è chiaro, un'altra cosa importante qual è però di utilizzare e parlare con quelle che attualmente ci stanno. Perché gli stessi imprenditori che oggi esistono lì e di cui parla, parliamo e che stanno veramente dando e sono il fiore all'occhiello, diciamo, per la nostra comunità a tutti gli effetti, ma loro stessi possono essere da tramite per invogliare e portare altri imprenditori in zona. E lei Però crede questo, che non sia stato fatto? Assolutamente no. Quindi trova una carenza in tal senso. Ma io dico che eh, diciamo come amministrazione e come ho detto forse anche lei in maniera precedente non è che ci sia cattiveria ma mancanza di tempo e quindi purtroppo un po' tutti sono lasciati lontani no? da quello che potrebbero essere i cittadini e tutto il resto. Nel Quindi suo programma c'è una voce che si chiama vicinanza in questo intende alla popolazione interessa. Ma indubbiamente questo... quando parliamo di vicinanza non parliamo solo no, alla popolazione, ma un po' a tutte le attività del territorio che oggi come oggi ci hanno bisogno di essere sostenuta. Magari la solita pacca sulle spalle quando non si può fare diversamente. Ma non possiamo pensare come ho sempre detto, io voglio sapere prima se una persona o un'azienda sta male, prima di, ver di verificare. No? Che è morto. Il manifesto eh, Monia Ferracchiato ovviamente eh, dice poca attenzione da parte vostra nei confronti degli imprenditori ma nel vostro programma elettorale si parla di ricadute sul territorio dei progetti di area interna sì. eh, quello potrebbe o dovrebbe essere il motore economico per Fossato? Ma, allora a mio modo di vedere una pacca sulle spalle non basta nel senso per far allora, che, ripartire l'economia è consolatorio ma non basta. Allora noi viviamo in un comune eh, in cui abbiamo la tassazione, la pressione fiscale che al minimo, al minimo significa anche per, per gli imprenditori significa che nostro, la nostra IMO è più bassa rispetto a quella di, di altri comuni e questo potrebbe essere già un'attrazione un viviamo in, in un comune che a livello di viabilità è centrale e anche questo è, è attrattivo il non aver parlato con gli imprenditori eh, non è assolutamente vero perché comunque Confindustria, eh, facciamo degli incontri con Confindustria, l'abbiamo fatti in, in questi anni perché veniamo convocati dai, cioè, dai presidenti che si sono succeduti, eh, prima Pascolini, poi Minelli e per cui gli incontri sono stati fatti. Dice Codignoni c'è un po' di lentezza degli uffici nelle pratiche burocratiche, giusto? La lentezza delle liberando. pratiche burocratiche... Eh, un conto è un'autorizzazione per realizzare una costruzione che ha determinati tempi tenendo sempre conto che noi siamo all'interno del parco del Monte Cucco e che abbiamo dei vincoli per cui qualsiasi cosa viene realizzata deve andare in sovrintendenza. Un conto è fare una variazione al piano regolatore ed ottenere un'autorizzazione a costruire. I tempi sono molto più lunghi. E mh, questi famosi otto mesi, eh, io so a cosa lui si riferisce, sono stati dettati da una situazione particolare. No, non coinvolgiamo nomi di aziende? No, eh. che ha avuto questo, questi imprenditori, per cui io lo invito ad informarsi prima di dire che ci sono voluti otto mesi. Poi me per quanto riguarda la crescita del, la crescita del territorio... Eh, noi crediamo molto che questo territorio può dare da un punto di vista turistico. Non è un caso che eh, attraverso il GAL, noi quattro comuni della, della fascia, abbiamo chiesto di essere sponsorizzati tutti insieme per far sì che i turisti possano venire sul nostro territorio. Come? Attraverso l'inserimento all'interno di testate giornalistiche specializzate, queste ci saranno da aprile a luglio, saremo lì come parco, non come singolo. Eh, parlo di touring e attraverso la realizzazione del sito del Parco del Monte Cucco. Su... Quindi diciamo un turismo ambientale come volano mh, del territorio. E inoltre anche, abbiamo iniziato a preparare quelle che sono le strutture per, per far sì che il turismo si sviluppi, per far sì che gli imprenditori investano in ciò. La struttura realizzata in località bercata che adiacente al rifugio potrebbe essere vista nell'ottica della realizzazione di del un ristorante, eh, la cucina nuova che è stata tra l'altro inaugurata con la festa degli statuti potrebbe essere vista anche lì nell'ottica, nell'ambito della ristorazione, eh, bisogna lavorarci, però noi in questo ci, ci crediamo assolutamente. Una replica di Codignoni su questo argomento la convince? Sì, dico innanzitutto che ha dato del bugiardo all'imprenditore che mi ha dato la notizia, lui stesso e questo è uno Sul, beh no del per... bugiardo bisogna informarsi no, no, non su come preciso, sono andate le, le, le procedure poi, poi prima repli... di dire che è stato il comune a rallentarle io non l'ho detto questo poi, ho dico detto, no, no. ho detto che è stato beh, il comune no. la facciamo controreplicare non mi sembra che ho detto questo io ho detto che ci sono stati 8 mesi prima che avesse avuto l'autorevoluzione ma che cosa è stato monia, fatto poi nel faccio... corso di questi monia 8, monia 8 mesi poi la faccio controreplicare perché in fondo se 8 mesi siamo stati così mi scusi diciamo potrebbe potrebbe essere allora facciamo apriamo una parentesi questo è un confronto ma che deve rispettare deve rispettare le regole fondamentali, altrimenti non si può fare. Eh, si dibatte, c'è cioè la replica e la controreplica. La replica di Codignoni e poi la controreplica della Ferragliata. Allora, come dicevo, no, resta il fatto che questo signore ha aspettato otto mesi per riuscire a ottenere una licenza di questo tipo per non parlare di altri signori che hanno dovuto mettere gli avvocati per riuscire a, okay. fare, a fare le abitazioni. Comunque livello di fatto singolo, che tanto esatto. non possiamo verificarlo? Esatto, per quanto riguarda gli altri discorsi, io accetto di buon grado tutto, ma che quella struttura sulla vercata di cui parlava, che no, io l'ho definita un fienile, perché esteticamente già in quel modo, no? e che può essere utilizzata solo ed esclusivamente no? eh, quel mese all'anno, se va bene, cioè stiamo a rigor di, eh, di fantasia, perché se piove, se tira vento, altre cose del genere non può essere non utilizzata. Non è usufruibile. Prego, adesso fa controreplicare. Ah, io dico che merito ai tempi... Gli imprenditori come, come chi vuole costruire un'abitazione devono sapere che questo deve essere fatto nel rispetto della normativa, per cui se aspettano che il sindaco conceda loro di realizzare delle opere in violazione della normativa, questo a mio avviso e eh, cioè, per quanto mi riguarda non è assolutamente possibile. Primo. Secondo, ci sono procedure e procedure. otto mesi per realizzare una struttura è stata fatta una variante al piano del regolatore, la sovrintendenza è intervenuta. La sovrintendenza ha avuto qualche problema in merito alla, al recapito del, della documentazione. Per cui io dico che questo va visto nel dettaglio. nel dettaglio. Non sono gli uffici che sono stati a braccia concerte. Allora, lei Monia ha introdotto il tema del Parco del Monte Cucco che è effettivamente una delle risorse sì. di questo territorio della fascia appenninica. Voi a breve vi troverete a costituire un, ehm, una sorta di uh, associazione, non si chiama così, mi aiuti, è un comitato? Una comunità, una comunità. ecco, non mi veniva sì. il termine, <ride> mi sfuggono anche a me a volte, eh, una comunità, diciamo così, del parco che riunisce tutti Comuni, ma questo parco per Fossato di Vico sino ad oggi è stata oggettivamente una opportunità o è stato anche un problema? E se è stato un problema, come dire, come risolverlo, allora entrambe, nel senso che prevalentemente è stato un problema. Perché come dicevo prima qualsiasi cosa viene realizzata all'interno del parco deve essere portato in sovraintendenza. Per cui rispetto all'adiacente Gualdo o rispetto alle marche, penso a Scheggia confina con, con le marche, eh, stesso, stessa montagna, stessa situazione, noi siamo gravati di un onere aggiuntivo. Queste le assurdità italiane. Oh, ecco, onere aggiuntivo che però grazie ad un'unione di intenti dei de noi quattro sindaci spero verrà meno a breve perché noi abbiamo proposto alla regione l'eliminazione dell'area contigua e la riduzione della zona D. Questo cosa significa? Significa che nelle aree che sono diciamo, popolate, per cui ci sono delle, le abitazioni nei centri abitati, non, non si dovrà più ricorrere alla sovrintendenza per realizzare eh, le opere o quantomeno entro determinati, entro determinati limiti. Perché per questo, sicuramente, è stato un peso: è stato un vantaggio perché magari mh, alcuni finanziamenti sono arrivati grazie alla presenza del, del parco e questo per noi è stata una cosa eh, positiva. La comunità del parco che è stata costituita. Po pochi mesi fa vede seduti al tavolo i sindaci. I quattro sindaci e quelle che sono com le comunanze, giustamente perché sono proprietarie certo. di alcuni ter terreni del parco. E quelli che sono espressione del territorio mh, appunto del parco. Cioè le pro loco, i cacciatori. Eh, Qual è la scommessa che questo parco deve vincere? A suo giudizio, e che magari ancora non ha vinto perché. Comunque eh, già i numeri di presenze, per esempio, la Grotta del Monte Cucco, che è uno dei principali attrattori di questo parco, non sono come ci cioè, se li aspettava, magari eh, al momento in cui venne aperta. Diciamo Quindi che, qual è la scommessa che dobbiamo vincere? Per... Secondo me il parco deve sbocciare. Cioè deve uscire dall'Umbria a farsi conoscere, perché non abbiamo niente da invidiare a altre parti eh, d'Italia che vivono di, di turismo. Abbiamo un territorio naturalistico che può essere assolutamente sfruttato, un territorio anche eh, storico. E quindi che, che cos'è per farlo sbocciare? Qual è, come io dire? penso prima di tutto la promozione, la promozione e poi un'unione di intenti dei quattro comuni. Che attenzione non parlo di unione dei comuni, ma parlo di unione di interi. Non vuole fare il comune unico. Cioè, ecco. Tutti i comuni devono convergere verso uno stesso punto che è quello di far crescere il territorio e di, di, di assolutamente di promuoverlo, tant'è vero che questi, il, sia il sito che l'inserimento all'interno delle estate giornalistiche è una scommessa fatta con il GAL, voluta da noi quattro sindaci, e questo. vedremo quest'estate come andrà. Parco, risorsa o problema? Nella sua idea di risorsa? Allora, forse... fino adesso è rimasto solo un problema, no? perché chiaramente il parco di per sé stesso è servito, come diceva eh, Monia prima, no? a creare burocrazia. Quindi, quelle burocrazie che in un certo senso no? non hanno portato a nient'altro se non a, a creare dei cavilli per mettere in difficoltà le persone che stanno all'interno del parco, anzi, dirò di più. Aggiungo su quello che dice Monia che se questo non decollasse rap rapidamente io penso che gli unici animali che verranno a vedere, gli altri da fuori a visitare, i quattro persone che sono rimaste all'interno del parco perché indubbiamente... Insomma diciamo, ridiventa... specie protette. Esatto, andremo a finire come l'orso bianco o la foca monaca, tanto per essere chiari. No? Speriamo solamente che questo tipo di situazione ecco, si apra. Onestamente, però il discorso è anche un altro, cioè noi non possiamo pensare esclusivamente, come vale lo stesso per Fossato, di portare gente no, in eh, il turismo. E per, perché? perché quando poi il turista arriva vuole avere delle logiche ricettive no? se visita Fossato vuole dei bagni vuole una zona dove comprare la solita diciamo ricordino vorrebbe, no vuole scusate diciamo mettiamole il condizionale vorrebbe tranquillamente prendere una bottiglia di acqua o qualche cosa una bibita su tutte situazioni che non esistono se prima non creiamo le condizioni e vale lo stesso esso per il parco non creiamo le condizioni non ci non potrà mai tentare questo sboccia il parco No? e quindi ricreare delle condizioni del genere. È chiaro, abbiamo delle attrattive importanti, cioè in pratica ci sono delle situazioni che sono una grossa risorsa, tipo quella delle grotte, no? per non parlare di Costaciari, no? la zona dove eh, diciamo, viene utilizzato nel periodo invernale, però che sono tutte quelle situazioni che noi dobbiamo cercare di cogliere, sì, diciamo, utilizzando le forze di tutti i comuni della zona, ma soprattutto anche di riuscire e giustamente ad avere delle risorse ma soprattutto anche di metterci nella condizione che il turismo che arriva lo dobbiamo in qualche sfruttare. modo sfruttare. Lei crede nella comunità del parco, crede che sia uno strumento utile? Ma il parco sicuramente potrebbe essere una grossa opportunità come del resto diciamo sempre nell'attività eh, diciamo... Sì, ma pure... questa comunità, cioè i comuni che lavorano un po' più in sinergia come ci ha raccontato il sindaco. Sì, cioè io conoscendo almeno le persone fino adesso che hanno girato, credo anche in questo, ma soprattutto credo in un'altra cosa importante, il fatto che deve essere gestito da gente del luogo, perché conosce le abitudini, conosce le situazioni e, e i burocrati di fuori non, secondo me non servono a nessuno, perché come il discorso dell'introduzione della lince o l'introduzione eh, del grifone, no? qui stiamo alla stessa logica delle cornacchie di quando sono state inserite le cornacchie per uccidere i piccioni okay. no, adesso ci abbiamo piccioni e cornacchie ha ah, qualche da replicare oppure passiamo avanti? no io volevo soltanto Prego, dire integrare eh, in integrare dicendo quando mancano i bar chi vende le calamite io dico intanto portiamo questa gente sul territorio facciamogli vedere quello che c'è e poi pensiamo al negozietto e alle calamite. Dico portiamola perché noi o le aree interne abbiamo una grandissima opportunità. Eh, C'è un potenziamento, ci sarà un potenziamento della rete ferroviaria che avverrà per un lasso di tempo, per ora breve, ma che se funziona eh, permarrà nel tempo. Un'altra grande opportunità è quella della del, um, sistemazione del piazzale della, della stazione, la creazione di un punto di, di approdo, importantissimo perché questo sia per chi arriva con il treno. Si, a piedi o in bicicletta, sia per chi eh, desidera raggiungere Fossato in bicicletta, perché non ci dimentichiamo che è un punto centrale perché è il, il punto in cui finisce la pista ciclabile Foligno-Fossato e parte la Fossato-Monte Corona, certo. per cui siamo centrali. La parliamo, stazione, di, effettivamente... parliamo di futuro chiaramente, ecco, e... quindi sono tutte cose che diciamo prima che andiamo a pensare a realizzarle. Io ri non ricordo male, si è parlato anche dell'Arezzo Fossato, pista ciclabile. No? quindi cioè, a me però quello che mi interessa oggi, intanto è guardare in faccia la realtà e soprattutto renderci conto di quello che possiamo veramente fare o meno. No? Il discorso cioè, della, sta della stazione di cui si parla, è da tanto che se ne parla, diciamo anche la zona limitrofa alla stazione. No? dove c'è solo le la robaccia e così via. Quindi voglio dire, prima pensiamo anche di renderla oggi no? abbastanza esteticamente visibile anche alla gente, poi dopo possiamo parlare del resto, però si è dimenticata Monia che ci sono anche, eh, diciamo per chi viene, c'è bisogno anche certe volte che devono andare al bagno. No? Quindi, non potremmo pensare solo alla calamita, come dice giustamente te, però ci sono anche a livello fisiologico delle, delle operazioni che la gente purtroppo è costretta a fare. Guardiamo al mondo no, del sociale. Volevo, sì, eh, no, no, poi però quando okay. magari nel Va prossimo bene. argomento sì. può benissimo integrare. Eh, parla, guardiamo al mondo del sociale. Fossato è a Tilio una. È la mh, realtà nell'Alto Chiascio con la maggiore incidenza di popolazione ehm, extracomunitaria. Eh, è è mh, una realtà con un vivo associazionismo. Prima abbiamo. Ha eh, parlato del medioevo fossatano che ha concluso la festa degli statuti, ma c'è anche un mondo sportivo per esempio che ruota intorno alle associazioni. Ecco, lei crede che da un lato la integrazione di una comunità straniera sia eh, stata portata avanti con dei buoni progetti e quali farebbe lei nel caso, e dall'altro il mondo dell'associazionismo, che è il grande valore dei piccoli centri, no? perché sono quelli che come dire, eh, tengono le persone sul territorio, di cosa ha bisogno. Allora, per quanto riguarda diciamo, eh, gli esseri comunitari che oggi orbitano sul nostro territorio, mm. abbiamo due fasce. Una fascia è quella che è iniziata e è arrivata da tanto, che oramai sta in quell'ottica di integrazione, anche perché chiaramente tramite le scuole o tramite altri tipi di situazioni tende diciamo, ad integrarsi. Poi c'è l'altra parte, quella invece delle persone più anziane che sono arrivate già eh, da che avevano una certa età, che chiaramente purtroppo quelle lì a oggi bisogna sperare sui loro figli per cercare di fare un discorso di integrazione, perché effettivamente no, io mi capita di vederle spesso e forse sarà anche colpa nostra, non, lo, non, lo, non è che mantengo diciamo, da considerarlo anche una nostra colpa personale o la mia colpa personale, perché è meglio che parlo in... No, per me, no? Resta il fatto però che chiaramente sono solo e rimangono tra di loro, vedi i soliti gruppetti dappertutto, dai bar e roba del genere, ma questo sicuramente potrebbe essere anche una nostra deficienza da questo punto di vista. Resta il fatto diciamo, è che tocca sperare piano piano che questi nuovi ragazzi che crescano, perché io ne ho visto altri, ho degli amici no? anche da altre parti che sono arrivati a 8-10 anni adesso ce ne hanno 40 e effettivamente è una situazione diversa. Per quanto riguarda il discorso dell'integrazione, quindi ecco, bisogna aspettare questa logica di maturazione vera e propria. Per quanto riguarda invece mi l'associazionismo, io dico questo, noi ce ne abbiamo tante d'associazioni, no? e Commonia sa benissimo quante volte abbiamo discusso su questo. Perché? Perché ci sono delle associazioni a tutti gli effetti che lavorano sul territorio e che sono veramente dei fiori all'occhiello. Poi purtroppo ci sono anche altre associazioni dove magari viene date dei contributi, che ho sempre chiaramente detto, dei contributi quasi a logica elettorale, diciamo, in maniera così per accontentare le persone o cercare di, di creare più aiuti possibili, ma questo non significa e non ci sono delle associazioni che veramente stanno facendo veramente tanto. E a me quello che mi preoccupa: tocco un altro argomento nel frattempo, no? che tra quattro giorni c'è il rischio che le zone dove ci sono le associazioni toccherà trovargli un altro posto. Perché? Perché sotto le, le eh, tribune del campo sportivo sta penetrando l'acqua nella parte sotto. E quindi di conseguenza, visto che ci sono tutte eh, diciamo, le associazioni che hanno la loro, il loro spazio lì sotto. E ci troveremo costretti a dover creare delle situazioni diverse. Oggi per noi le associazioni è un grosso aiuto, senza delle quali veramente non riusciremo a fare granché. E quindi però io aggiungo che secondo me però, il tutto dovrebbe modificarsi, nel senso che bisognerebbe trovare che queste associazioni lavorano tutte per un unico scopo. Bene, quindi una maggiore integrazione. Eh, le extracomunitarie e le associazioni poi? Allora, gli extracomunitari, eh, grande punto di integrazione è la scuola, per, per quanto riguarda i bambini. Altro grande punto è lo sport, perché comunque noi abbiamo un'associazione eh, di, di pallavolo, la Fossato Volley, che è estremamente importante, la loro squadra è, gioca, gioca in serie C, ma al di là di questo loro fanno effettivamente sociale perché accolgono bambini, e sono andati nelle scuole a fare promozione per far sì che i bambini vadano a giocare a pallavolo bambini di tutte le nazionalità e questo c'è e si vede stesso per, per il calcio, per cui lo sport che integra, la scuola che integra ma maggiormente appunto l'associazionismo perché vedere un bambino di una diversa nazionalità che si veste per, per la festa degli statuti è una grande soddisfazione vuol dire che allora il mantenimento di questa festa che riunisce in tre giorni l'intera comunità ha raggiunto il suo scopo che oltre a essere quello promozionale ma... Lo scopo maggiore è quello di integrare la popolazione, sia dello stesso territorio, ma anche popolazione che, che viene da altre eh, nazionalità. Di noi, però una maggiore attenzione, come dire, paritaria un po' per tutti, ho capito male questo? Noi nel una, programma una abbiamo, abbiamo inserito la cucina multietnica, perché? Perché quando si mangia ci si unisce, cioè il cibo fa da, da trade union, per cui scambiarsi diciamo, queste, le, le tradizioni culinarie può essere un momento di conoscenza reciproca, per cui si abbattono quelle che sono le, le barriere, forse la paura della diversità dell'altro, e perché no, può alla fine essere un esperimento che può portare anche ad altre situazioni magari più favorevoli. C'era questa provocazione di Attilio su queste associazioni, dice più chiarezza su come vengono dati i fondi. Ma i fondi vengono dati a tutte le associazioni che ne fanno richiesta perché queste abbiano un progetto. Che poi il progetto a, al candidato Codignoni può piacere o meno. Questo è un altro discorso, no? Perché non in questi, nel corso di questi anni i, i, i contributi non sono stati dati così tan, tanto. Tanto per tu mi piaci e l'altro no, sono stati dati sulla base di un progetto che l'associazione eh, presentava. Dopo, ripeto, progetto che eh, se al candidato non, non è piaciuto, eh, non, o non ha sposato, non è un problema è, dice eh, che vi può no, riguardare. No. La replica e poi la controreplica? Con la quale la invito anche a chiudere, perché ecco la puntata si chiude, quindi con la controreplica anche insomma, il suo appello alla città. No, io volevo dire questo. Um, sì, io non vorrei che eh, diciamo, la cucina multietnica no, sia la stessa promessa che era stata fatta da tante promesse sul vecchio programma, tipo quella per esempio del il Consiglio Comunale dei Ragazzi, chieda pure a lei dopo alla. Ammonia è eh, chi è il sindaco, chi sono gli assessori di quello lì, tanto per essere chiari. No? Se, quindi sono portate tutte cose che se vengono portate in Consiglio Comunale, approvate, però rimangono lì. Diciamo queste poi sono un pochettino, io ecco perché diciamo, dubito su certe determinate cose, perché ne ho viste tante dei promesse non realizzate, no? tipo questa, quella dei borghi, dei borghi più belli d'Italia che sono passati ai borghi autentici, non si sa perché, no? per non toccarne ancora altri, tanto per essere chiari, no? tipo per esempio le luci promesse sulla scritta Carabinieri promessa al vecchio maresciallo che è arrivato quello nuovo, ancora stanno lì. No, dette in consiglio comunale anche tanto promesse dal sindaco direttamente tutta una serie di promesse che io capisco benissimo che per motivi di tempo diciamo non sono riuscite a essere portate avanti perché non mi dica che voglio dire stiamo parlando che ci vuole un finanziamento per attaccare la luce quindi lei garantirebbe quindi, più tempo? parliamo ma, di quello che garantirebbe lei garantirebbe... Ma io, chiaramente quello che posso promettere però posso promettere proprio questo che sicuramente chi vuole mi troverà in comune sistematicamente a gratuitamente, quindi farò risparmiare circa 70.000 euro no? in cinque anni. Nel senso che le Rinuncio alle... tra, tranquillamente a ogni tipo di, eh, di denaro. No? E in più, glielo ho detto, non, mi metterei nella condizione che la gente mi trova lì perché mi posso permettere del tempo. Con questo, non è che faccio una. Eh, diciamo, faccio un accus D'accusa lì Ammonia perché? Perché chiaramente no, mi rendo conto benissimo che uno lavora e quindi ha anche il diritto di lavorare, è ovvio una cosa però di dare un orario dove il sindaco può essere trovato e non chiaramente no, e sistematicamente trovarsi il solito discorso prende appuntamento. La invito a concludere? Quindi, sì, quindi a questo punto io dico questo, oggi come oggi mi posso permettere questo possono tranquillamente dare tutta la mia disponibilità e soprattutto la mia onestà questo è quello che dico agli elettori quindi se volete qualcuno di trovare lì dentro perché mi sembra che la stessa lista dall'altra parte abbia lo stesso problema del, di quella precedente e oltretutto la dimostrazione che diciamo la presenza è poca io dico che il 90% delle delibere di giunta è un'affermazione che faccio no, sono state sempre fatte da due persone mai da tre Onia Ferracchiato ma che dire? Io mh, replico dicendo questo. In questi cinque anni abbiamo portato sul territorio tra progetti realizzati e non realizzati 6 milioni di euro. Sì, è aumentato, prima era 4. Allora, <ride> perché ci hanno concesso altri finanziamenti proprio Vabbè, 6 milioni di in, euro. Se, circa 6 milioni di euro. Eh, un'amministrazione non presente non arriva a questo. Eh, per amministrare bene, a mio avviso, non c'è bisogno di stare 24 ore su 24 in comune, anche perché il reperimento di queste risorse non è arrivato dal cielo, ma è arrivato perché il sindaco si è mosso e così come anche gli assessori e i consiglieri comunali. L'avere tempo da mettere a disposizione sì, ma poi amministrare significa anche avere diciamo, le qualità per poterlo fare, no? perché il tempo non è tutto. Il sindaco che arriva si chiude nella sua stanza e riceve le persone dalla mattina alla sera, poi non riesce a risolvere i problemi del territorio, secondo me, cioè li ascolta, ma per poterli risolvere deve essere per forza assente, ma non un'assenza perenne e, e ingiustificata. Eh, io mi sento di replicare questo. In merito all'indennità al quale il consigliere, sì, il consigliere Codignoni dice di, di rinunciare, che dire? Se questo dovesse essere, un, dovesse essere visto come una, con un'accezione positiva, allora vorrebbe dire che la politica potrebbe essere fatta soltanto di coloro che possono permettersi di vivere di rendita oppure che sono, che sono depensionati. Gli altri rimarrebbero tutti fuori. Gli antichi greci dicevano che chi fa politica deve essere pagato perché poi comunque è un lavoro. E altrimenti troverebbe, troverà nel corso del tempo vantaggi, magari in altre situazioni diverse. Bene, allora questo era il dibattito. Ovviamente, noi facciamo l'in bocca al lupo a tutti e due, eh, perché questo è il nostro Crepe. ruolo. Eh, ci fermiamo solo per qualche momento, grazie per essere stati con noi, e eh, subito dopo ci spostiamo solo di qualche chilometro. Saliamo verso Sigillo. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionario ufficiale per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford. Satiri Auto è anche vendita auto a chilometri zero aziendali ed usato di tutte le marche e assistenza ai ricambi per Alfa Romeo e Jeepers. Vieni a trovarci nelle sedi di Perugia, Pontefelcino, Gualdo Tadino, Gubbio, Trevi e da oggi anche a Città di Castello in Viale Romagna. Satiri Auto, cresce la passione per le quattro ruote. Di Numeri 1. Anch'io mi affido ai migliori. Per la revisione della mia auto mi affido a Consout. Progetto Casa fornisce tutto ciò che ti occorre per realizzare e arredare la tua casa. Materiali edili, pitture e decorativi con sistema tintometrico, pavimenti parquet e arredo bagno con progettazione tridimensionale di qualità fotografica, porte da interno coordinate con portoncini d'ingresso, finestre anti-effrazione in PVC realizzate su misura, inferriate, zanzariere, verande e serre solari, mobili e cucine su misura dei migliori marchi. Progetto casa. La tua casa merita il meglio. Entra in un mondo di benessere e bellezza per i tuoi capelli. Monacelli, Philosophy Store, prodotti professionali, consulenza personalizzata e trattamenti benessere esclusivi per regalarti meravigliose sensazioni di bellezza. I nostri esperti Triple Over ti consiglieranno le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Scopri e acquista i prodotti Monacelli Italy. Da oggi non potrai più farne a meno. Monacelli Philosophy Store, a Gubbio Corso Garibaldi 46. Seconda parte di questo link dedicato al territorio che ci porta a Sigillo. Anche Sigillo infatti il prossimo 26 maggio va al voto e allora noi abbiamo qui ospite in studio il candidato sindaco per la lista Il Sigillo Giusto, Riccardo Coletti, nonché... Sindaco uscente. Buonasera, buonasera e ben ritrovato. Per dovere di cronaca e dovere istituzionale, diciamo che eh, avevamo invitato anche eh, il candidato eh, sindaco Giampiero Fugnanesi, che si presenta alle prossime elezioni con la lista eh, Sigillo: Sei tu. Eh, ha eh, declinato questo invito, noi ne diamo conto ovviamente per rispetto della par condicio. E allora Coletti le tocca tutta a lei questa, questa serata, non so se è una pena o un piacere, lo scopriremo. Intanto cercando di capire perché dopo due mandati consecutivi. Ci si eh, voglia, si abbia voglia, si, abbia, si senta la necessità di ricandidarsi per un terzo mandato che nei comuni sotto i 3.000 abitanti è consentito. Allora, la spinta, lo dissi già in, in un'altra occasione proprio eh, in questo studio, è innanzitutto la passione, la passione che non, non tramonta mai per quello che è mettersi a disposizione della cosa pubblica in particolare. Eh, l'ausilio di una squadra che ancora una volta si conferma nella sua maggior parte vicino al suo candidato sindaco e cucito in tutto questo ovviamente c'è una serie di risultati che in due mandati non solo sono stati Particolarmente fruttuosi anche eh, dal punto di vista proprio di, di, di costatazione, perché le cose si vedono, non solo le raccontiamo noi nei nostri programmi. Ma a questo punto, nei prossimi cinque anni, in questo lustro amministrativo, sicuramente parlo di aree interne, eh, parlo di eh, parco quindi area parco alla luce della nuova VAS appunto in, in discussione alla, alla regione dell'Umbria, sicuramente c'è quel consolidamento definitivo di importantissimi risultati per lo sviluppo socio-economico dei nostri territori e del territorio ovviamente di sigillo in particolare per quanto mi riguarda, che ovviamente richiedono, un ulteriore mandato amministrativo Ecco, forse tra questi progetti come dire che ora eh, dovete far partire, dovete intendo come territorio, c'è cioè, eh, questa comunità del parco sulla quale puntate moltissimo per dare, ehm, come dire finalmente una visione a questo parco perché a chi lo guarda da fuori ci sembra che sia una realtà con delle potenzialità importanti ma ancora tutto sommato non sfruttate pienamente, lo diceva poco fa in questa trasmissione il candidato sindaco Monia Ferracchiato è uno dei progetti da qui ai prossimi cinque anni? Noi lo abbiamo messo eh, al primo punto del nostro programma elettorale. Eh, io personalmente, ovviamente con la mia eh, squadra amministrativa, lo abbiamo avversato ormai da tantissimi anni. Ma già dal 2009, anno del nostro primo insediamento, già nel dicembre di quell'anno portammo in consiglio comunale una risoluzione per la rimodulazione e l'eliminazione dell'area contigua. Ci siamo impegnati, eravamo la voce fuori dal coro. Questo penso che sia ormai nella storia anche dei vari verbali che si sono fatti in tante occasioni. Poi, fortunatamente, con un consesso trasversale fra altri tre colleghi. Quindi gli altri comuni di Fossato, Costacciaro e Scheggia piano piano negli ultimi due anni, quando è iniziato questo procedimento di VAS, la valutazione ambientale strategica, siamo uh, riusciti a collimare le idee e quindi spingere tutti insieme, oltre ad altre associazioni, perché poi la Costituzione della Comunità del Parco vede. Eh, associazioni della Proloco, WWF, comunanze agrarie, eh, confederazioni agricoltori, quindi tutti quei cosiddetti stakeholder, quei beneficiari che dal parco dovranno trarre eh, nuova linfa sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista turistico-ambientale. E questo a noi interessa molto, soprattutto perché siamo stati eh, anche i fautori del cambio del logo, che sembra un elemento ecco. abbastanza risibile, ma il primo elemento, il primo marker evidente che deve fare una nuova lettura del parco. Personalmente, quello che è stato fino appunto al 2019 il vecchio logo era abbastanza di difficile interpretazione. Come di difficile interpretazione, lo ricordava lei stessa, erano le politiche del parco, una vessazione quotidiana nei confronti dei residenti senza grandi ritorni. Tant'è vero che nel suo programma elettorale leggiamo tra le cose che faremo eh, un regolamento urbanistico per la realizzazione, per esempio, di annessi funzionali ai servizi rurali che forse fino adesso era anche difficile. Cioè a volte è difficile, provo a, a capire come, <ride> le complessità dell'amministrazione, è difficile in queste aree vocate al parco anche però fare magari piccole cose che invece sarebbero funzionali comunque per uno sviluppo economico di un territorio che ha tanto bisogno di lavoro. È stato il paradosso di quest'area ambientale perché noi, attraverso il parco come zona parco e ahimè anche avendo dei punteggi supplementari come area svantaggiata a livello economico, perché poi nei PSR si hanno quasi sempre dai 15 ai 20 punti, sarebbe stato meglio non appartenere a quest'area, ma ahimè ci siamo dentro, quindi tanto vale far leva fin dove è possibile. Eh, si possono eh, intercettare anche importanti risorse, ma spesso poi la traduzione in progetti scaricati a terra proprio perché esistono tutta. La normativa ambientale nei confronti della sovrintendenza e gli organi competenti e preordinati ovviamente a stabilire alcuni caratteri e criteri porta delle lungaggini che a volte eh, non consentono di realizzare compiutamente o addirittura in tempi abbastanza brevi. In, poi in termini di fruibilità e di, e di benefici, quello che invece senza il parco, che non vuol dire tutto deregolamentato, perché abbiamo assolutamente i piani regolatori approvati, sì, ci sì. sono delle norme che regolano i centri storici, quindi non sarebbe un far west, ma semplicemente tornare a quella regolamentazione urbanistica ordinaria senza sovrastrutture e sovraregolamentazioni che in realtà in un momento strategico e storico come questo rallenterebbero in maniera piuttosto pesante lo sviluppo. E il prossimo 21 luglio arriverà proprio nelle vostre zone Mengoni, questo popolare cantante che immaginiamo eh, sulla piana lì di Montecucco. Farà un concerto fortemente attrattivo. Lei nel suo programma parla proprio di sostegno a manifestazioni, questa nel dettaglio a controvento, eh, perché crede eh, immaginiamo che sia questa la direzione da prendere. E come vi organizzate per il 21 luglio? Perché immaginiamo che non sarà facilissimo l'accesso. No. Siamo, siamo anche felici. Non di Non sappiamo avere... se lei sarà sindaco ancora, però se lo sarà allora, posto. Il io mi pongo il problema perché eh, sicuramente sono convinto, almeno ovviamente nei fatti di, di esserlo, ma al di là di tutto eh, siamo felici di avere questa difficoltà organizzativa perché significa che questa vetrina per il Montecucco, che tra l'altro nasce, essi eh, sì, è vero a sigillo, ma nasce da una sinergia assolutamente virtuosa fra i tre comuni, Fossato di Vico, Costacciaro e Sigillo, che fanno parte sempre dello schema eh, di controvento, controvento rappresentato dal uh, da Presidente Lucia Fiumi che ha avuto questa bellissima uh, idea e proposta. E ovviamente noi siamo stati ben lieti di assecondare. Qui faccio una piccola eh, parentesi, anche polemica se si vuole, la battaglia dei miei avversari eh, in loco, stanno dicendo che insomma il nuovo sindaco deve essere un sigillano perché un oriundo come me che sono nato a Umberto e dopo dieci anni non è più eh, ben visto. Bene, spero che perlomeno, so che Mengoni non è sigillano ma goda almeno della... Dell'ospitalità. Non gli tirate le, i sassi, insomma, no, eh, mi raccomando, ci mancherebbe allora, un sindaco si trova eh, a dover affrontare il più delle volte anche questioni magari piccole: l'asfaltatura, il punto di luce. Come dire, la eh, normale amministrazione che però è un'amministrazione fondamentale, potremmo dire così, eh, per il cittadino. Ehm, voi avete fatto un progetto di efficientamento proprio energetico nel vostro comune e un progetto eh, nel settore lavori pubblici, per esempio sulla piazza principale, eh, su, sulla piazza di Sigillo. Ehm, è finito qui? Allora, noi siamo partiti da, dal primo mandato, quindi abbastanza da lontano, proprio perché teniamo alla qualità ambientale, che, che ne dicano i nostri detrattori, già con i primi due finanziamenti ottenuti dalla Regione Umbria per l'efficientamento energetico che cominciò quindi la sostituzione del mercurio come tipologia illuminativa del, dell'urbano. Addirittura nella zona di Val di Ranco abbiamo realizzato un sistema di telecontrollo dal comune, semplicemente in un pannello elettronico si possono verificare i guasti, i danni eccetera. <coughs> Questo poi è esploso in maniera virtuosa con il conseguimento del, dell'efficientamento del palazzetto dello sport con un milione e 170 euro maggiorato anche di 50 euro governativi che hanno riconosciuto i comuni sotto 20.000 abitanti ulteriori messe in sicurezza quindi avremo uno stabile molto molto importante ma non soltanto per il territorio non soltanto per la fascia ma anche come elemento attrattivo e leva economica anche per i ritiri estivi di diverse squadre di cui tutto l'arco del parco del Monte Cucco potrà godere perché tengo a specificare che tutte le cose che si fanno per quanto orgogliosamente magari si fanno a sigillo perché l'amministrazione è capace eh, noi le abbiamo sempre lette e continueremo a leggerle come leva a sostegno di tutto l'intero Interland del Parco e se questa virtuosità viene intesa trasversalmente da tutte e quattro le amministrazioni, sicuramente abbiamo un futuro decisamente importante. Sì, sì, Solo prego. una piccola certo. parte, lei diceva chiaramente dell'ordinario perché la buca, il lampione, l'erba alta è un refren che attanaia e, ed è cruccio di e ogni E non, si riesce, non si riesce sempre ad arrivare dappertutto. Non si riesce sempre ad arrivare dappertutto. La, la, la qualità anche di riconoscere dove, seppur non in malafede, ovviamente, abbiamo avuto qualche mancanza che andremo a recuperare anche a fronte, però, dell'unico operaio comunale che è la nostra dotazione esterna. Tant'è vero che nel nostro progetto abbiamo anche eh, l'idea di eh, dare in appalto, sempre a esatto. diritti ovviamente locali, quello che è la manutenzione urbanistica del, del Paese. Ecco ehm, nel, esattamente nella vostra idea c'è cioè questo rapporto che deve essere forse anche più stretto se vogliamo, proprio con l'economia locale. Ma come sta oggi l'economia, le aziende locali di sigillo, come stanno in una situazione oggettivamente complessa in tutto il territorio e come aiutarle? Allora, l'economia locale di Sigillo versa in un momento tutto sommato di buona salute, ecco, rispetto a quello che è l'intero arco eh, del leogubino Gualdese, perché dobbiamo avere questo come elemento di riferimento più prossimo. Eh, buona salute perché ci sono aziende, artigiane anche di piccolissime dimensioni, dal familiare fino alla principale eh, industria che in, eh, impiega circa 68-69 dipendenti, ma abbiamo leader nella produzione biologica, abbiamo leader nella metalmeccanica, addirittura con eh, importantissimi ehm, come dire, eh, progetti anche proprio per l'antiribaltamento di mezzi agricoli e quant'altro, quindi conosciuti in tutto il mondo. Questo tessuto che non è vastissimo, è diciamo proficuo e produttivo, ha un buon grado di impiego, ma questo ovviamente non ci fa semplicemente guardare al nostro orticello. Significa che dobbiamo impegnarci e noi, alcuni impegni, oltre ad esempio per il commercio, lo abbiamo escluso dal pagamento della TASI nell'imposizione eh, del. Che scommessa del... è quella delle aree interne per Sigillo? Le aree interne sono un, un punto di partenza, come tutti i miei colleghi avranno sicuramente detto, perché non può essere visto come punto di arrivo, ma per sigillo significa far parte autorevolmente di un consesso dove soltanto in questa sinergia trasversale di dieci comuni, perché la partita non è assolutamente facile, ma eh, rimanere ai margini di questa nuova modalità di progettazione significherebbe perdere tantissime occasioni. Noi nelle aree interne abbiamo finanziato, nei punti di approdo della mobilità, eh, la piazza e l'affresco del Matteo D'Agualdo, ma non perché non sapessimo dove gestire le finanze, perché le aree interne hanno dei filoni ben determinati, scuola, sanità e mobilità, Sigillo ha fatto queste scelte perché in altre aree eh, usufruirà di servizi circostanti. Anche qui, tanto per dare un pochino eh, di, di, di pepe alla, alla mia esposizione, eh, il consigliere Fognanesi, il mio avversario, a più riprese ha sempre ribadito io i 450 mila euro per la piazza li avrei disposti per il Paese. Ecco, è bene sapere chi si candida alle amministrative che sono filoni di finanziamento solo e soltanto per certi tipi di infrastrutture, ma ovviamente chi su 44 consigli comunali ne ha fatti soltanto 19 e un anno non ci è venuto assolutamente per niente, parliamo del 2017, capisco che sarà sempre un eterno giustificato nelle materie. Parliamo di sociale, nel vostro progetto c'è la volontà di portare un non, no, mh, avete portato un servizio IMPS e ANMIL nel, eh, nel territorio, ecco, mh, questi piccoli centri che oggi rischiano a volte lo spopolamento devono tenere servizi no? per il territorio, voi che cosa avete fatto per il sociale, per far sì che chi vive a sigillo comunque abbia eh, servizi che vanno dalla prima infanzia fino all'età più avanzata, fino a chi ovviamente poi ha il disagio. Il sociale eh, abbraccia un determinato settore ma poi ha delle ricadute, delle ricadute che a ventaglio comprendono tanti altri settori fino ad arrivare addirittura alla scuola. Allora, eh, per quanto riguarda già citava lo sportello eh, IMPS, che può fare tutte almeno le principali eh, operazioni dal nostro sportello dello stato civile anagrafe e siamo stati il primo comune al di sotto dei 5000 abitanti ad attivarlo, tanto è vero che eh, i nostri eh, addetti sono stati chiamati anche a convegni di relazione per capire come un comune avesse potuto attivare questo ed è un servizio molto utile. Lo stesso dicasi per l'Anmil, abbiamo delle micromobilità a servizio anche di quegli spostamenti che non sempre rientrano nelle linee del TPL, cioè il trasporto pubblico locale, ma abbiamo proprio, siamo sempre partiti da un concetto che i servizi devono essere concretamente avvicinati al cittadino e questo lo abbiamo perseguito. Poi raggiungendo anche l'inclusività, perché è un'altra nostra linea programmatica che perseguiamo ormai da di dieci anni come comune Zero Barriere, eh, realizzando anche il primo parco inclusivo dell'Ocupino Valdese, quello in località Bottino. Stiamo rinnovando adesso i giardini con un altro finanziamento PSR tramite il GAL Alta Umbria che prevede per ogni giardino pubblico quindi non solo il rifacimento dei giochi ma anche l'inserimento di un gioco inclusivo almeno per ogni singolo giardino. Questo significa avvicinare i servizi, questo tenere presente l'intera compagine della comunità in ogni sua declinazione, ma ovviamente non tralasciando mai quelle che sono anche quelle necessità di una parte di popolazione, quella più eh, nascosta, quella più silente, che sono eh, magari il trasporto di chi purtroppo ha una grossa disabilità all'interno, ecco perché parlavo anche di scuola, ma è il vero elemento che qualifica e dà il peso. Dello stato di avanzamento di una comunità, soprattutto relativamente a questi problemi. Voi avevate anche questo bel progetto che ha chiamato dei professionisti no? a mettersi un po' a disposizione esatto. diciamo così, eh, della comunità, a mettere delle ore eh, della loro professionalità a disposizione di chi magari era eh, più in difficoltà. Come è andato questo progetto? Questo progetto ha un buonissimo risultato perché continua e abbiamo sfruttato. Questo va detto a merito dei professionisti che si sono messi. A disposizione di questo progetto perché da loro è partito. Noi siamo stati bravi a creare questa eh, piastra di discussione fra qualche idea che era così partita in maniera autonoma. Abbiamo trovato una bellissima risposta a diverso titolo: ognuno, che va dalla farmacia all'odontoiatra, al fisiatra e quant'altro, mettono a disposizione dei servizi e che è fino a 7 mila euro di ISEE calcolato tra l'altro gratuitamente dal Comune, quindi il soggetto e vale per tutta la famiglia, entro questi 7.000 euro può usufruire nella varia declinazione dei vari professionisti di determinati servizi e comunque ha un ISEE valido per tutto quello che potrebbero essere i servizi mensa, trasporti e quant'altro. Secondo lei in una realtà, in una um, comunità attuale in cui si fugge sempre un po' di più da questi territori, non solo da Sigillo, l'Umbria è una regione dove si nasce sempre di meno e da dove si parte? sempre di più. Ehm, quale può essere la vocazione di un piccolo comune come il suo? Cioè se lei guarda a Sigillo da qui ai prossimi 10, 15, 20 anni eh, per continuare ad essere un comune attivo, su cosa dovrà aver puntato? Generalmente noi abbiamo individuato, e già si legge dal programma, su due assi fondamentali. Il primo è eh, l'elemento infrastrutturale che comporta anche un rinnovamento di spazi commerciali, la rivitalizzazione del centro storico, perché chiaramente se si ha una, una piacevolezza di incoming commerciali ricomincia la rivitalizzazione dei centri, eccetera, e quindi anche... Questa, questa nuova linfa di movimento, ma soprattutto non eh, dimentichiamo il fatto che anche per attrarre nuove famiglie, quindi alimentare le iscrizioni scolastiche che ahimè con il calo demografico necessariamente vanno in sofferenza, mh, non tralasciamo nemmeno quello che sarà l'economia d'argento, che sono questi flussi eh, di soggetti over 55 anni che non solo potranno alimentare un certo tipo di turismo, ma attraverso i servizi, anche quelli che attualmente abbiamo eh, azionato con la presenza della Fragile Forte, della cooperativa che gestisce la, la casa eh, benedetta di Sigillo, sono elementi che devono far sentire, non sono tanto servizi per gli anziani, ma gli anziani che vedono una nuova eh, comunità che li contorna di servizi senza grandi spostamenti, significa che anche o per i loro figli o anche per persone più giovani, ma che hanno la possibilità e la sicurezza di eh, sviluppare la propria esistenza all'interno di Sigillo, che ha già laboratori scolastici e quant'altro, ha un buon ritmo. Artigianale, industriale anche come luoghi di lavoro, ma con la Perugia Ancona dovremo diventare un polo non dormitorio ovviamente, ma attrattivo turisticamente e socialmente. Perché poi se uno oggi lavora a Perugia con 25 minuti di macchina, non è più quel, quel viaggio della speranza che era prima dell'apertura, ovviamente, della città. Quindi, seriario. come dire, si può lavorare a Perugia, ma si può vivere a sigillo. Esattamente, dovremo diventare un giardino sociale. C'è una cosa che in questi dieci anni di mandato lei in qualche modo dice accidenti, si poteva fare diversamente? Allora, sicuramente, come accade ad ognuno di noi che sia onesto con se stesso, tutte le cose fatte, riviste con gli anni, si possono fare meglio e forse anche con piccole diversità. Io non ho grandi rimproveri da farmi se non quello che magari avendo avuto a disposizione. Eh, più tempo personale, ma soprattutto eh, avrei voluto fare molto di più perché la passione e la Lena non, non rendono mai sazi di risultati. Ma eh, grandi distonie con quello che è stato realizzato sicuramente non, non c'è. C'è un rammarico che purtroppo non riesci ad accorciare più di tanto i tempi della politica e della parte burocratica amministrativa, ma questa eh, credo sia una battaglia che dobbiamo accontentarci di vincere qualche elemento non possiamo vincere. Le, le diamo un minuto per riconvincere, se vuole, i suoi elettori a, eh, a votarla, perché lei perché non fu allora, credo che, credo che Sigillo, l'elettore sigillano in genere, questa volta abbia la scelta più semplice rispetto ad anni passati, non solo perché siamo in due, ma perché votando e dando fiducia di nuovo al sindaco Coletti e a tutta la squadra del sigillo giusto, non può che aver toccato con mano e quindi continuare a dar seguito a competenza, impegno e quant'altro, eh, soprattutto perché abbiamo risultati concreti e non semplicemente promesse generali. Ovviamente la mancanza del mio del, del candidato Fugnanesi a questo incontro dimostra ancora una volta che quando parlano nel loro programma di trasparenza, beh, evidentemente l'aggettivazione dovrebbe essere rivista. noi questo invece prendiamo le distanze perché ovviamente è un suo pensiero. Grazie Riccardo per a essere voi. stato con noi, ovviamente facciamo in bocca al lupo. Eh, ci fermiamo solo qualche momento e in questo viaggio che l'abbiamo definito un po' a volo d'uccello nel Leopoldo Gualdese, ci spostiamo subito a Gualdotadino. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionario ufficiale per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford. Satiri Auto è anche vendita auto a chilometri zero aziendali ed usato di tutte le marche e assistenza ai ricambi per Alfa Romeo e Jeepers. Vieni a trovarci nelle sedi di Perugia, Pontefelcino, Gualdo Tadino, Gubbio, Trevi e da oggi anche a Città di Castello in Viale Romagna. Satiri Auto cresce la passione per le quattro ruote. Di 1. Anch'io mi affido ai migliori. Per la revisione della mia auto mi affido a Consout. Progetto Casa fornisce tutto ciò che ti occorre per realizzare e arredare la tua casa. Materiali edili, pitture e decorativi con sistema tintometrico, pavimenti parquet e arredo bagno con progettazione tridimensionale di qualità fotografica, porte da interno coordinate con portoncini d'ingresso, finestre anti-effrazione in PVC realizzate su misura, inferiate, zanzariere, verande e serre solari, mobili e cucine su misura dei migliori marchi. Progetto casa. La tua casa merita il meglio. Entra in un mondo di benessere e bellezza per i tuoi capelli. Monacelli, Philosophy Store, prodotti professionali, consulenza personalizzata e trattamenti benessere esclusivi per regalarti meravigliose sensazioni di bellezza. Rendi i tuoi capelli straordinari con il trattamento Gold 20 che ricostruisce l'integrità del capello dalla radice alle punte. Gold 20, da oggi non potrai più farne a meno. Monacelli Philosophy Store, a Gubbio Corso Garibaldi 46. Ed approdiamo in questa eh, ultima parte di trasmissione a Gualdo Tadino, dove incontriamo il candidato sindaco per il movimento 5 Stelle, Stefania Troiani. Buonasera e ben ritrovata in questi studi. Allora, eh, manca davvero poco, una settimana e mezza, insomma, è poco più per queste due settimane, via, mettiamola un pochino lunga per queste elezioni. Eh, la campagna elettorale va avanti, il Movimento 5 Stelle si presenta con la sua eh, lista eh, composta, ordinata, una piccola lista di fronte anche però a grandi colossi perché ci sono dei candidati sindaci che hanno quattro liste. Allora Stefania, vi spaventa, vi penalizza un po' e perché alla fine questo è lo scenario che ci troviamo? Sì, buonasera a tutti. Eh, questo ovviamente è un problema che ci poniamo, nel senso che noi sappiamo bene che nelle amministrative eh, siamo penalizzati perché questa è una nostra scelta, una scelta di coerenza, anche se all'interno del movimento eh, si è aperto il dibattito su eventuali aperture a liste civiche. Chiaramente non a questa tornata elettorale, si parla insomma, per uh, ipotesi più, più avanti nel tempo. Eh, a Gualdo Tadino, diciamo che noi eh, non abbiamo mai smesso di lavorare sul territorio, quindi, questa è una lista eh, lineare, come dicevi tu, perché è il gruppo degli attivisti che si impegna sul territorio da cinque anni, ma anche da prima in realtà e che non ha mai smesso di incontrarsi settimanalmente. In sede di presentazione è stato detto potevamo mettere dentro tanti altri nomi, ma alla fine abbiamo deciso di mettere solo questi. Sì, perché? Perché noi crediamo mh, nella politica come servizio civico. Eh, potevamo chiaramente eh, saturare no, la lista inserendo persone eh, familiari o parenti o amici. Poi invece abbiamo fatto proprio una scelta eh, più di merito, diciamo così, abbiamo eh, messo le persone che lavorano costantemente sul territorio e quindi sono tutti gli attivisti che eh, instancabilmente, io li ringrazio anche per la pazienza e la disponibilità, tutti giovedì sera partecipano alla riunione settimanale che è sempre aperta a tutti, tra l'altro, e quindi in questa riunione settimanale vengono affrontati i problemi della città, vengono ricevuti i cittadini che vogliono venire a trovarci, portarci i loro problemi e le loro proposte. Eh, in questi cinque anni abbiamo sempre ascoltato tutti e direi che eh, la maggior parte delle nostre proposte portate poi in Consiglio Comunale provengono proprio... Dalle richieste dei cittadini, dalle segnalazioni dei cittadini. Ecco, che cosa significa stare cinque anni in consiglio comunale all'opposizione? C'è a volte anche una frustrazione in questo Sicuramente. Modo, perché allora, è, sta, è venuto del, fuori dalle presentazioni delle liste. Sì, beh, quello del consigliere comunale di opposizione è un ruolo, diciamo, abbastanza ingrato, se vuoi. Eh, anche gratificante eh, per certi versi. Però sicuramente noi abbiamo cercato di fare un'opposizione costruttiva. Um, credo che siamo la forza politica che in questi cinque anni ha fatto più proposte in assoluto all'interno eh, del Consiglio Comunale e delle commissioni. E quante ne avete viste accolte? Allora, abbiamo presentato circa 20 mozioni, e ne sono state accolte la metà, più o Concretizzate? meno. Concretizzate? Concretizzate, molte di meno, perché poi c'è questo problema dell'ulteriore passaggio. Eh, devo anche dire che alcune delle nostre proposte sono state respinte perché, eh, a detta della maggioranza, erano già in via di realizzazione e poi non abbiamo mai visto nessun risultato. Faccio l'esempio degli orti sociali piuttosto che eh, della strategia rifiuti zero, della tariffa puntuale del. però le troviamo in campagna elettorale queste tematiche eh, nei programmi certo, elettorali. Certo, ma infatti c'erano anche nel programma elettorale di cinque anni fa e adesso magari vengono riproposte, ma in cinque anni non sono state fatte. Come il co-working, che è stata accolta la nostra richiesta, c'era un progetto. Eh, relativo all'ex stazione ferroviaria di Gualdo Tadino, ma non ha mai visto la luce. Quindi questo è un altro problema che aumenta diciamo, la frustrazione del consigliere di opposizione che, anche quando le proposte vengono accolte, poi sovente non vengono realizzate. Voi siete sempre stati visti in questi cinque anni come un movimento particolarmente sensibile a delle tematiche che sono la base della vostra eh, cultura, per esempio eh, il settore ambiente. Um, eh, siete stati visti come un po' partigiani della comunanza agraria pennino gualdese Vi sentite partigiani e in qualche modo, dunque, non superpartes, come dovrebbe essere la politica, nella diatriba tra azienda rocchetta e comunanza? Ma ehm, in questa accezione, no, nel senso che eh, noi non è che parteggiamo per una parte o eh, cioè, modello tifo calcistico. Eh, noi siamo consapevoli, probabilmente noi lo, lo eravamo già da prima eh, della sentenza del commissario che ha riconosciuto la ricostituita comunanza agraria, eravamo consapevoli del, del valore di quest'ente. E quindi abbiamo anticipato i tempi, nel senso che noi nel 2014 presentammo in Comune quelle che erano le osservazioni al progetto Rocchetta, quindi due anni prima della sentenza del Commissario agli usi civici, proponendo al Comune di iniziare a collaborare con la Comunanza perché sapevamo che non c'era stato nessun atto di scioglimento. Insomma, siete stati profeti? Bastava diciamo, documentarsi, leggere gli atti e sapere che per sciogliere una comunanza non è sufficiente una delibera consiliare no? e quindi eravamo certi che il Comune avrebbe dovuto eh, interagire con quest'altro ente. Purtroppo questa eh, conflittualità si è andata eh, eh, esacerbando in maniera veramente improduttiva perché... A suo giudizio perché? Dov'è che in qualche modo la eh, vicenda sia incanalata inevitabilmente verso quella giudiziaria e quindi oggi, ad oggi ancora, la gola della rocchetta è così come è dall'alluvione del 2013? Esatto, perché io credo che un grande difetto della politica sia quello di non eh, essere in grado di fare un passo indietro quando serve. C'è un'autoreferenzialità a volte che supera eh, diciamo, il ruolo stesso della politica, nel senso che ente comune e ente comunanza sono due enti che devono andare a braccetto, che devono creare una sinergia e, in cui ogni, ognuno dei due non deve prevaricare l'altro, cioè hanno delle competenze diverse, un terreno d'azione diverso l'uno dall'altro devono semplicemente mettere in atto una collaborazione a vantaggio di, di tutto il territorio e della comunità. Quindi lei domani è sindaco, cosa farebbe su questo su argomento? Su questo tema interromperei immediatamente la conflittualità con la comunanza anche ritirando tutti, le, tutti gli atti diciamo, giudiziari che sono stati fatti eh, in questo assurdo a mio parere muro contro muro che non porta nessun vantaggio, anzi divide la città e io di questo mh, ho fatto una colpa anche pubblicamente all'amministrazione comunale chiedendo addirittura le dimissioni quando è stato addirittura posto sotto sequestro tutta l'area della concessione perché eh, in questo diciamo specifico campo l'amministrazione comunale avrebbe dovuto fare da collante e non essere ancora più divisiva cioè, abbiamo spaccato una città su questo le, tema che è gravissimo che posizione ha verso un'azienda però privata come Rocchetta che comunque dice che vuole investire sul territorio ma guarda noi anche nel programma e anche diciamo ne, in tantissimi contatti che abbiamo con tanti imprenditori noi vogliamo favorire uno sviluppo economico ed occupazionale sano, virtuoso, sostenibile secondo noi non può esserci uno sviluppo economico vero che non tenga conto del rispetto dell'ambiente. Quindi è chiaro che va coniugato l'esigenza dell'imprenditore con la tutela dell'ambiente, ma non è, diciamo, non, non ci deve essere una eh, contrapposizione necessariamente. Tra e assolutamente no. Eh, che cos'è il progetto del, di recupero del Calai che eh, dovremmo vedere nascere? Adesso vediamo come finisce la vicenda eh, della regione, però insomma, diciamo che eh, potrebbe essere avviato l'ITER. L'ITER è avviato, quindi gli uffici, se vanno di, eh, di pari passo, potrebbero dar eh, movimento a questo progetto. Che cos'è quel progetto? Le piace? Allora, al di là mh, diciamo delle ultime versioni che ho sentito, poi perché in campagna elettorale. <ride> Si sentono un tutto po'... va preso con le pinze eh, esatto, io quindi mi baso su quella che è la documentazione arrivata eh, alla consiglio. sottoscritta in quanto consigliere comunale e già quando arrivò in consiglio comunale eh, noi dicemmo la nostra nel senso che eh, lì è stato definito piano di valorizzazione un'operazione che in realtà è un trasloco di servizi l'abbattimento di una porzione di edificio di complessivi 2000 metri quadrati di patrimonio pubblico eh, e ricordo ancora che quando arrivò in Consiglio comunale eh, non era neanche a disposizione dei consiglieri la perizia che è stata fatta dalla ASL. Quindi in quel Consiglio comunale si votò a favore dell'abbattimento della stecca senza avere in mano la perizia che è arrivata una settimana dopo. Perché abbiamo chiesto chiaramente una documentazione ulteriore. Eh, nel frattempo abbiamo fatto altri approfondimenti, perché quello è un edificio che dopo il terremoto del 97 è stato ristrutturato, riinaugurato nel 2001. Eh, io lavoro lì quindi conosco bene eh, la situazione. Abbiamo eh, addirittura fatto una serie di accessi agli atti per avere il progetto di ristrutturazione visto che erano stati spesi 2 milioni e mezzo di euro di denaro pubblico e leggendo quella perizia commissionata dalla ASL ci è venuto il dubbio che questi lavori non fossero stati fatti a regola d'arte perché insomma sembra un, un edificio fatiscente no? e dopo una serie di peripezie perché in comune non c'era niente alla ASL non c'era niente, alla ASL di Foligno non c'era niente ci ha rimandato a Città di Castello insomma una serie di giri, siamo eh, riusciti ad averlo in regione facendo un accesso agli atti e abbiamo verificato che in realtà i lavori erano stati fatti in maniera eh, certificata. certificata con tanto di collaudo e, e via dicendo. Quindi, in sede poi di commissioni varie, eh, io ho anche fatto alcune domande all'ingegnere capo della ASL chiedendo. Da lui una conferma che ho avuto eh, del fatto che i due edifici sono indipendenti strutturalmente e a livello di impianti. Quindi mh, potrebbe anche ristrutturarsi intanto la parte più antica, mantenere per il momento la stecca, fare tutti i trasferimenti dei servizi che sono necessari perché ci sono problemi di spazi. E poi valutare altre possibilità di utilizzo per quella la porzione di edificio anziché pro, mh, provvedere subito alla demolizione. Lei farebbe questo. Se Io farei sì. questo e, e soprattutto rivedrei eh, l'organizzazione dei servizi in funzione di quelli che sono i reali bisogni dei cittadini. E quali sono i reali bisogni dei cittadini, visto che peraltro è anche una noi, materia di cui si occupa? Sì, beh, noi un, diciamo un, una cosa che, un concetto che abbiamo anche eh, evidenziato cinque anni fa nel nostro programma e abbiamo rimesso anche questa volta, da noi c'è una esigenza da parte delle famiglie che hanno dei soggetti disabili in famiglia di avere una sorta di comunità alloggio residenziale, una sorta di co-housing. Eh, per ovviare al dopo di noi ma anche per esigenze diciamo legate a problemi di salute eh, dei genitori di ragazzi disabili che hanno difficoltà che a per fare un, momento... un breve ricovero o un breve viaggio ne di necessità si trovano a eh, dover affrontare questo grande problema e talvolta rivolgersi anche a strutture fuori eh, dal nostro Quindi territorio. Quindi il Calai potrebbe essere questo, eh, questa comunità alloggio, diciamo così. Una parte, eh, anche magari con una compartecipazione pubblico-privato: nel senso ecco, noi mh, la cosa su cui abbiamo insistito è quella di non rinunciare in maniera così superficiale direi a questo immobile, a questi 2000 metri quadrati di patrimonio pubblico che comunque... quando sappiamo che comunque ci sono anche delle altre esigenze sul territorio che al momento attuale non hanno risposta nei servizi presenti. Che cos'è l'Ufficio Europa? Fa parte del vostro programma elettorale? Sì, è un Europa... che serve per... Allora un noi po di abbiamo o qualcosa di più. Mh, beh, deve essere qualcosa di più perché noi in, in tutti questi cinque anni abbiamo avuto eh, tante richieste da parte di imprenditori, artigiani, eh, semplici cittadini e c'è diciamo un po' una costante, eh, tutti gli imprenditori hanno eh, Questa esigenza no, di eh, riuscire ad accedere ai finanziamenti europei e non avere gli strumenti per poterlo fare. L'europrogettazione è un capitolo molto eh, specifico e è chiaro che le piccole aziende non hanno personale qualificato per farlo e quindi ci sembra che in questo caso l'istituzione debba essere al servizio delle aziende, dei cittadini che vogliono avviare un'attività fornendo proprio uno spazio fisico eh, con del personale appositamente formato che possa dare risposte gratuitamente ai cittadini e agli imprenditori, quindi un vero e proprio front office delle front esigenze. office e back office nel senso che poi il comune stesso può eh, accedere a finanziamenti e bandi europei, è una fetta importante quella e sappiamo anche che c'è una disponibilità anche di formazione, è possibile andare a Bruxelles, fare corsi in neuroprogettazione e riportare poi eh, questa capacità questa esatto di progettare sul territorio. Eh, Gualdo è una città che ha perso un po' quelle che erano le sue vocazioni, sia quella artigianale, oggi oggettivamente ci sono pochissime, Aziende di ceramica che ancora riescono a competere, era diventata una, una realtà che guardava nella metalmeccanica di Merloni come un suo sviluppo, ma anche lì ora non so che cosa farà la JEP, ma ci sembra che i versi non sono belli, direbbero eh, gli anziani di Gualdo. Eh, se lei guarda questa città da qui ai prossimi vent'anni, che cosa vede, cioè dov'è che deve, che, che strada deve imboccare, qual è il suo futuro a fronte di uno spopolamento? che è sempre più importante? Beh, secondo me eh, diciamo che ci deve essere eh, una capacità di eh, coniugare quella che è la tradizione con l'innovazione. Cioè noi non dobbiamo perdere le nostre radici, eh, il nostro know-how de delle aziende artigianali, del, di tutte le forme, diciamo, delle nostre tipicità locali, ma al contempo dobbiamo essere in grado di innovarci, quindi di aprirci al mondo, di fare quel eh, salto diciamo qualitativo che può permettere eh, ai nostri prodotti di avere una vetrina un pochino più ampia. Eh, su questo anche noi, anche noi abbiamo delle idee eh, che abbiamo sviluppato in questi anni. No? Ci è venuta per esempio in mente l'idea di un mercato coperto cittadino esclusivamente per i prodotti locali dove prodotto locale non significa agroalimentare ma anche artigianato eh, il pezzo di ceramica, il capo di sartoria avete anche in mente questo luogo? Oppure? allora questa eh, era un'idea che ci era venuta eh, tanti anni fa quando si discuteva del progetto dell'ex eh, consorzio che poi è, è stata diciamo fatta un'altra scelta però l'abbiamo voluta mantenere come idea perché in effetti a guardo abbiamo anche tanti capannoni inutilizzati, tanti luoghi abbandonati, sfitti, dove magari il comune può in qualche modo creare anche un, un rapporto di collaborazione no? con eh, i proprietari e mettere uno spazio a disposizione dei produttori locali. Ecco, lei è arrivata nelle aree industriali, nei capannoni, no? c'è cioè proprio un vostro punto fermo: è quello di una. Se vogliamo di un censimento, chiamiamolo così, di queste aree industriali, ma anche di una riqualificazione e se vogliamo anche una sanificazione sì. delle stesse. Perché? Sì, perché ci sono delle zone che andrebbero bonificate, si è cominciato a farlo con alcune grandi eh, discariche, mi riferisco a Vigna Vecchia, e, insomma, però sappiamo che comunque ci sono delle zone ancora contaminate che vanno bonificate. Quindi eh, questo deve essere un, un impulso e sono anche gli stessi imprenditori che diciamo, operano in quelle zone a richiedere una maggior cura, una maggiore attenzione alle aree verdi. Insomma, è già paradossale che un comune come Gualdo Tadino, di 15.000 abitanti scarsi, abbia due aree industriali, no? però perlomeno cerchiamo di tenerle bene, no? di, di curarle, anche perché insomma sono anche l'accesso alla città cioè in, sia a nord che a sud per entrare a Gualdo Tadino passiamo attraverso le aree È industriali il biglietto da visita quindi insomma tutti nei vostri programmi parlate di Gualdo come di una realtà che deve anche e non solo ovviamente puntare sulla sua cultura e, sul, e sulla sua storia voi però rispetto agli altri mettete anche un punto la riorganizzazione del polo museale che cosa significa? Allora, noi tendenzialmente eh, siamo portati a internalizzare i servizi, cioè noi parliamo di acqua pubblica, parliamo di gestione diretta dei tributi, parliamo di gestione diretta dei servizi, uffici, eccetera. E quando anche in questo caso è arrivata in Consiglio Comunale la proposta di eh, affidare l'amministrazione del polo museale, eh, alla Ollus, diciamo, eh, abbiamo chiesto di mh, rivedere questa, questo rapporto perché eh, abbiamo un assessorato alla cultura che mh, secondo noi dovrebbe essere, più, eh, essere un referente diretto delle attività culturali a Gualdo Tadino. E poi c'è il discorso della durata, l'ultimo rinnovo è stato fatto per cinque anni, anziché per tre, quindi fino al 2022 compreso. Eh, noi crediamo che la, la positiva attività del polo museale vada maggiormente integrata nella rete diciamo anche dell'economia cittadina. Abbiamo notato questo scollamento tra le presenze. Eh, nei nostri musei e ehm, la poca, ehm, il poco accesso di turisti anche nelle attività più eh, in prossimità dei musei stessi. Abbiamo visto che non c'è questo rapporto che dovrebbe esserci no, in maniera direttamente proporzionale tra l'arrivo di turisti e l'incremento eh, diciamo del volume di affari ma anche proprio no, il bar il piccolo negozio del centro storico che si trova accanto ai musei quindi vorremmo integrare maggiormente eh, la rete Questi museale con eh, le nostre eccellenze eh, alimentari, artigianali fare dei percorsi dei pacchetti dove il turista magari che viene a visitare il museo poi va a, a pranzo ad assaggiare i nostri prodotti locali, poi va a visitare l'artigiano che fa la ceramica, cioè ecco una maggior integrazione che a nostro modo di vedere può fare un assessore alla cultura. C'è tutto un mondo, quello dei giovani che chiede spazi, che chiede attenzione e molte volte è disposto ad andarsene se non lo trova a Gualdo Tadino, che è un comune da dove si va via. Eh, in maniera abbastanza importante sì. su, dai vent'anni ai 40, come le intercettiamo, le loro esigenze? È, è necessario anche qui, eh, diciamo, essere mh, pronti <ride> e, e a cambiare, no? pronti anche a proporre cose nuove. Eh, anche su questo lo dicevo prima, noi avevamo fatto tutta una serie di di proposte all'amministrazione comunale di realizzare spazi di co-working dove i giovani potevano gratuitamente avere uno spazio a disposizione con mezzi chiaramente anche eh, telematici. Purtroppo la mozione è stata approvata ma è rimasta nel cassetto, quindi ehm, un maggior anche coinvolgimento dei giovani a livello decisionale, partecipativo. La riflessione anche che facevamo con alcuni eh, attivisti che, per esempio tutti questi giovani che si sono messi a disposizione per fare le liste no, in questo momento, 170 candidati no, per una realtà come Gualdo può essere diciamo, una risorsa incredibile, perché se queste persone sono state così disponibili no, a metterci la faccia, probabilmente sono motivate a fare qualcosa per la città. Ecco, sarebbe un gravissimo errore se, visto che vengono eletti solo 16 consiglieri comunali, se il giorno dopo mh, del voto sparissero tutti, nel senso, questi, queste sono secondo me le energie positive da usare, tra virgolette, al di là delle bandiere, al di là eh, degli steccati ideologici, comunque abbiamo un cospicuo numero di giovani, che si mette a disposizione chiudiamo su di lei cinque anni fa si era già candidata a sindaco ma non ha raggiunto il ballottaggio allora cosa è cambiato in questi cinque anni che comunque l'ha spinta a ritentare perché questa volta sì? allora intanto eh, c'è una consapevolezza diversa eh, in, in noi, parlo uh -huh. in me come portavoce di un gruppo ma siamo un pochino cresciuti è cresciuto tutto il gruppo e poi mh, voglio sperare che anche chi cinque anni fa non ci conosceva e era un po' diffidente, perché era veramente una novità a Gualdo Tadino, spero che abbia imparato a conoscerci, che abbia visto come lavoriamo. Io credo di aver svolto il mio ruolo istituzionale con la massima serietà, ascoltando tutti e dando sempre risposte a tutti anche a chi non, non è un nostro sostenitore e quindi credo e spero che eh, diciamo, i cittadini abbiano capito di che pasta siamo fatti e che affrontiamo veramente con serietà e rispetto istituzionale il nostro ruolo. E se non arrivate al ballottaggio, al secondo turno in genere il Movimento 5 Stelle dà una libertà, diciamo così, eh, di voto resta così, resta questo. Beh, sì, noi crediamo che i voti. Gli apparentamenti app non I voti sopporti. appartengano ai cittadini eh, che esercitano il diritto di voto, quindi i cittadini valuteranno se e come votare in caso di ballottaggio insomma ma lei ci vuole stare al ballottaggio ci, io ci vorrei stare <ride> <chiaramente>. <ride> e vabbè ovviamente noi glielo auguriamo grazie, grazie Stefania grazie per essere stata con noi ovviamente in bocca al lupo allora eh, link si chiude qui questa sera abbiamo visto abbiamo fatto questo giro nel territorio ma questa è la settimana in cui link raddoppia e quindi ci ritrovate nuovamente qui Giovedì alle ore 21 un'altra puntata in vista delle prossime elezioni. Grazie per averci seguito, a voi buonanotte.